Eccoci qui con Tramontano del Country Club, oggi partita molto importante, però 6 gol sono troppi forse. Sì, non ci aspettavamo, diciamo, questo risultato. È vero che venivamo da una sconfitta con l'Aprilia che ci ha buttato un po' giù dal punto di vista del morale, però avevamo preparato la partita oggi, ma già dall'inizio si vedeva che non c'è riuscito niente. Merito degli avversari sicuramente, che comunque dal punto di vista fisico entravano meglio su ogni pallone, erano più aggressivi, avevano voglia di vincere, tutte cose che dovevamo mettere noi e che invece hanno messo loro. Sapevamo di venire qui perché giocare con la prima in classifica, che sicuramente non sarebbe stato facile, però ripeto, siamo un po' delusi perché queste due trasferte ci aspettavamo qualche punticino in più, perché il nostro roster, insomma, la squadra che è stata allestita, è vero che giochiamo partita dopo partita, però insomma abbiamo un buon gruppo. E il calcio a 5 è così, e si molli un po' dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale soprattutto, e queste partite poi le giochi comunque con avversari che danno tutto, e soprattutto con la prima in classifica, ripeto, che ha strameritato di vincere oggi. Appunto, dopo oggi vi vedete forse sbriciolare le ultime possibilità di, diciamo, concorrere alle prime due posizioni? Noi siamo partiti all'inizio campionato, come dicevo prima, che non avevamo nessun pronostico. Sapevamo che avevamo un grande gruppo e lo abbiamo, e giocatori comunque che in molte partite possono fare la differenza, e l'abbiamo dimostrato vincendo 8 partite consecutive. Ripeto, abbiamo approcciato queste due partite, soprattutto quest'ultima, perché ad Aprilia è stato abbastanza equilibrato il primo tempo, poi dopo abbiamo preso qualche gol su errore e abbiamo perso la partita, ma oggi insomma, anche dal punto di vista mentale abbiamo un po' mollato. Dobbiamo fare cerchio tra di noi e mancano ancora tante partite, quindi pensare già a sabato prossimo, e credo che il nostro mister sia questa settimana lavorerà per cercare di farci trovare al meglio già sabato. Dobbiamo archiviare questa partita, ripeto, però merito anche agli avversari, perché poi non è giusto dire dei meriti nostri, no? Loro hanno fatto comunque una grande partita e ci hanno messo in difficoltà da subito, quello che dovevamo fare noi e non ci siamo riusciti. Capocrossi, capitano quest'oggi del Real, oggi la partita era di quelle importanti, difficili, e oggi avete dimostrato ancora una volta di essere la capolista. Sì, sapevamo che comunque sia era una partita molto difficile, affrontata contro il Gaeta, una buona squadra. Noi dovevamo assolutamente vincere, dato che comunque sia dietro ci sono l'Aprilia ad esempio, che è tornata a 2 punti, ma dovevamo dare comunque sia un altro segnale al campionato per far capire che comunque sia noi ci siamo, ci crediamo e vogliamo lottare fino alla fine. Punto dopo oggi, forse lì sotto hanno abbandonato un po' le speranze, anche se il campionato è lungo. Il campionato è ancora lungo, siamo alla prima giornata di ritorno. Io non canto vittoria, me la giocherò ogni partita e speriamo che vada bene.